Gestione sostenibile delle risorse energetiche, riduzione dei consumi, privilegio delle produzioni di energia da fonti rinnovabili. Sono i principali obiettivi del PEAR, il piano di indirizzo energetico ambientale, approvato a maggioranza nell'ultima seduta del Consiglio regionale. Si tratta del principale strumento attraverso il quale la Regione programma e indirizza gli investimenti in campo energetico nei propri territori e regola le funzioni degli enti locali nel rispetto delle direttive comunitarie vigenti. Tra i traguardi di sostenibilità da raggiungere entro il 2020, coerenti con quelli europei, ci sono la riduzione del 20% dei consumi energetici e delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento del 20% della quota delle energie rinnovabili. Il piano prevede inoltre l'installazione complessiva di una potenza pari a circa 1500 MW, ripartita tra le diverse fonti energetiche, 60% eolico, 20% solare termodinamico e fotovoltaico, 15% biomasse, 5% idroelettrico, con una produzione di energia elettrica corrispondente ad oltre 2000 gigawatt che consentirà di raggiungere una sicura autosufficienza rispetto ai consumi regionali. Prevista anche la creazione di un distretto energetico in Val d'Agri finalizzato all'insediamento di imprese innovative specializzate nella produzione di componenti di impianti e materiali del settore energetico, ma anche di enti e soggetti capaci di svolgere ricerca e alta formazione. Il piano stabilisce in aggiunta che in Basilicata non si potranno costruire impianti nucleari né depositi di scorie radioattive.